Siamo a Santo Lussurgio e uno si direbbe: ma dove è Santo Lussurgio? Non sto riconoscendo con questi monti, perché Santo Lussurgio Non di Santo Lussurgio del Monteferro, Meana, territorio no? di Meana. Di Meana. È una delle cinque chiese che fa parte di Meana, della parrocchia, ci sono altre quattro chiese. Sì, io sono qui con Bartolomeo, un laico impegnato in questa parrocchia, con il parroco Don Alessio, e stiamo salendo Verso la su chiesa della questo viale delle Margherite Campestri, verso questa stupenda chiesa. Quando venne edificata, si sa qualcosa, che secolo, ma poi chiaramente andò in rovina come tante altre chiese e nuovamente viene riproposta. Don Allora, Alessio. abbiamo delle notizie, a partire già dal 1600, di una presenza di una chiesa dedicata a San Lussorio, proprio in questo sito. Poi la chiesa antica, a causa delle intemperie, quindi perché anche la sua esposizione geografica a tutti i venti, a tutte le piogge, la fece crollare fino al 1900. Nei primi del 1900, per impegno del canonico Serafino Sanna, si iniziarono i lavori di ricostruzione della chiesa di San Lussorio, che furono portati a termine negli anni 50 Mentre era da parroco, Don Giuseppe Pirisi, dottor che Pirisi. fu poi anche parroco a Gestoli, ricordiamolo, benemerito. Sì. Poi negli anni 80 un nuovo intervento di ristrutturazione di tutto l'edificio con l'allora parroco Don Nino Boi. Anche lui Ora, originario di, no, parroco anche lui a Gestoli e poi fu anche parroco a Villanova Franca. sì, ora ci prepariamo a entrare dentro la chiesa. La chiesa è molto, molto semplice, ad Intanto un'unica navata. lì in fondo vediamo il bel paese di... Eccolo. Quanti abitanti attualmente? 1600. 1.600. Perfetto.